Grazie all'avvocato Sportelli anche per la sua stringatezza. Intanto un saluto cordiale alle autorità e a tutti gli intervenuti. Mi auguro che il convegno, almeno la parte della sessione che io presiedo, possa essere densa di contenuti, sicché le aspettative poi saranno soddisfatte. A me, e dunque, la prima sessione si occupa di quelle che sono le nuove frontiere della pianificazione urbanistica, e quindi i relatori tratteranno di queste novità. A me il compito di introdurre queste novità. Quali sono queste novità? Una prima novità è nel rapporto tra pianificazione urbanistica e pianificazione paesaggistica. Queste due pianificazioni sono state sempre viste in modo separato, sia per la struttura sia per le funzioni che entrambi assolvono. E già dal Regio Decreto del 39, più il suo decreto, il suo regolamento di attuazione, il piano paesistico era individuato come limitato ad una pluralità di bellezze paesaggistiche, più poi quei territori individuati ex legge, cioè i territori costieri, laghi, fiumi, centri storici della città. E soltanto negli anni 70, con il trasferimento delle funzioni amministrative in periferia, il concetto di pianificazione urbanistica ha assunto un significato che ingloba tutto il territorio, quindi una concezione della pianificazione globale. Tutto la pianificazione si estende a tutto il territorio, e sicché nell'ambito della pianificazione il piano paesistico si riserva al piano paesistico un posto di nicchia, ovviamente con quelli che sono contenuti cogenti ai quali poi i piani urbanistici di altri piani di settore devono conformarsi e adeguarsi. E quando poi, seguendo un po' l'excursus storico, è intervenuto il testo unico del 99, il 490, si è parlato pianificazione paesaggistica assegnata come ruolo, come competenza alla regione. Anche in quel caso era scontato l'adeguamento degli strumenti urbanistici di settore a questo piano paesaggistico. L'esempio in Puglia è stato dato dal PUT, che è intervenuto esattamente un anno dopo, dicembre del 2000, e che in realtà ha avuto un'applicazione non consona a quelli che poi erano i criteri che si era dato. In sede giurisdizionale abbiamo visto diverse cose, forse anche per colpa dei comuni, perché i territori costruiti sono stati un po' allargati, quindi estesi, quindi quella normativa un po' restrittiva ha avuto uno sviluppo che forse non doveva avere. La novità interviene, poi nel 2004 abbiamo il codice urbani. Il codice urbani inserisce nella tutela paesaggistica, nella pianificazione, inserisce alcune scelte urbanistiche che riguardano parte del territorio compromesso o degradato, parte che non è il territorio paesaggisticamente degradato, ma è quel territorio urbano degradato. Quindi già con il codice urbano del 2004 vediamo che quella eccezionalità dalla quale convergeva, diciamo, la bellezza paesaggistica si allarga, si estende di poco. E il correttivo del 2008 al codice che estende su tutto il territorio, estende il paesaggio. Perché? Perché intanto, prima del 2008, era intervenuta una legge di ratifica ed esecuzione del
paesaggio, dalla Convenzione europea sul paesaggio, che indicava un po' le linee generali e che guardava al paesaggio come parte del territorio, non solo quelle bellezze paesaggistiche, quei territori che abbiamo detto in quanto tutelati dalla legge dello Stato, ma altri paesaggi, creazioni di nuovi paesaggi e quindi paesaggi quotidiani diversi e ulteriori rispetto a quelle che era il paesaggio dell'epoca. Quindi questa è una grossa novità, perché quella parte del territorio, e ce n'è tanta di parte, che esprime identità e identitaria della popolazione, quella diventa paesaggio. Quindi capite bene che le due pianificazioni, quella territoriale urbanistica e quella paesaggistica, stanno su piani diversi, contenuti e funzioni diverse. Il correttivo del 2008 al codice urbano individua un coordinamento tra la paesaggistica e la pianificazione di settore e quella urbanistica in generale. Che cos'è questo coordinamento? Io non sono in grado di sviluppare questo concetto. Coordinare significa armonizzare, significa raggiungere un risultato di qualità d'insieme, ma parliamo sempre di piani che sono distinti e separati dal punto di vista della struttura e dal punto di vista delle funzioni. E forse il coordinamento sta nel fatto che i piani territoriali e quelli di settore devono conformarsi e devono essere adeguati al piano paesaggistico. Quindi forse questo potrebbe essere una lettura interpretativa di quello che il legislatore ha inteso come coordinamento. Ma forse una lettura più significativa ce la dà la Convenzione europea sul paesaggio, la quale al punto 5 individua qual è l'impegno degli Stati membri. Io lo leggo, così possiamo essere un po' più calibrati. Questo punto 5 della Convenzione dice: gli Stati membri si impegnano, poi al punto D, di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche, ambientali, sociali ed economiche. Questo allora dà una chiave di lettura al coordinamento, nel senso che il piano paesaggistico, secondo il mio pensiero, diventa un piano che si integra con le politiche del territorio, sia quelle urbanistiche che quelle socio-economiche. Quindi diventa un unicum, il piano quasi si integra con il territorio. Ma d'altra parte, se il territorio è il punto di convergenza sul quale si convergono, si innestano una pluralità di interessi paesaggisti, interessi di bacino, interessi territoriali, interessi piani di settore, non c'è dubbio che il territorio assume un concetto di inclusivo, quindi abbraccia un po' tutto. Avendo la Convenzione europea sul paesaggio stabilito questo impegno da parte degli Stati di portare il piano paesaggistico ad un impegno di integrazione nelle politiche territoriali, diventa un tutt'uno con quella che è la politica territoriale, urbanistica e socio-economica. E questo mi pare il primo segnale di novità. Nella dottrina qualcuno ha detto, ma qua succede che il governo del territorio
passa dal comune alla coppia Stato-Regione e quindi in controtendenza a quello che è il principio di sussidiarietà. Ma non mi sembra che sia esatta questa proposizione, perché il paesaggio, lo ricordiamo, è un valore costituzionale la cui tutela è nelle mani esclusiva dello Stato. E quando nel 2008 il correttivo ha imposto che l'elaborazione del piano paesistico fosse congiunta Stato-Regione, però rimaneva fermo il concetto dei beni, quelli già fissati nelle leggi precedenti. Quella è materia dello Stato, è materia esclusiva dello Stato. Qui non si può parlare di controtendenza. E il paesaggio rimane una prerogativa esclusiva dello Stato, tant'è che la valorizzazione del paesaggio che rimane poi nella competenza regionale. E questa, diciamo, è una prima novità. L'altra novità, e questa è una novità che è coperta dalla legislazione dello Stato, poi c'è una novità, e mi riferisco un po' al contenuto dei piani territoriali, piano strutturale, piano operativo, perequazione. Questi sono concetti che sono stati elaborati, sono frutti di una legislazione regionale, sono privi di copertura statale, salvo per il comparto edificatorio, nel quale si parla con la legge urbanistica del 1942, di comparto perequato. Tutto il resto non abbiamo, c'è un'assenza di principi dell'ordinamento urbanistico. Sono le regioni che si sono date questa, dal punto di vista evidentemente pratico. La perequazione, tuttavia, negli ultimi 10 anni c'è stata una proliferazione legislativa da parte delle regioni. La nostra rimane sempre un po' il fanalino di coda, perché l'abbiamo proprio nella legge regionale del 2001, la numero 20, si parla all'articolo 2 come questa legislazione deve rispettare i principi di perequazione, e poi l'articolo 14 lo assume un po' come concetto. In verità è l'unica regione che non ha ancora disciplinato la perequazione nel suo contenuto. E forse questa è la ragione per la quale noi lo vediamo in sede giurisdizionale, la perequazione non riesce a prendere corpo. E là dove prende corpo crea più danni, guasti al territorio che altro. E io mi sono anche chiesto, ma questa perequazione poi che cos'è in definitiva? Lo spiegheranno meglio i relatori. È una categoria giuridica, ma che al suo interno, che cos'è? È un principio, è un potere, è una tecnica, o è soltanto un modello consensuale? Perché si va avanti un po' con il ricorso a queste negoziazioni. Intanto è un principio. È un principio, lo dice la legge regionale, ma anche se la legge l'avesse taciuto, rimane un principio. Il principio è un principio che trova il suo fondamento nel principio di uguaglianza, principio costituzionale. Ed è quello appunto di ripartire in maniera sappiamo un po' tutti, non mi dilungo su questo fatto qua. L'altro tipo di perequazione è quello della costruzione della società pubblica, la costruzione della città solidale. E questo è un concetto ancora più importante e serve ai comuni, soprattutto perché realizzare la città pubblica oggi con questa crisi economica, fiscale, imporrebbe, l'abbiamo visto nel piano regolatore del Comune di Roma e nella giurisprudenza poi che ne è seguita, imporrebbe agli operatori economici di assumere oneri, sia pure in cambio di premialità, ma di assumere oneri concreti, rilevanti per la realizzazione di quelle che sono le opere pubbliche, gli impianti pubblici. Quindi è un principio che va rispettato. Se va rispettato nella nostra legislazione regionale, vuol dire che
occorre esercitare il potere amministrativo in attuazione di quel principio. Poi la perequazione è anche una tecnica, è la tecnica di ripartizione in maniera equa di quelle che sono le aree edificabili. Diventa anche poi un modello consensuale, perché proprio attraverso il negozio giuridico si riesce poi a raggiungere il risultato che parti private e parti pubbliche intendono conseguire. L'altra finalità è il contenuto, meglio la funzione o la finalità della pianificazione urbanistica territoriale. Si è sempre detto che il fine che persegue l'ente pubblico è quello di dare un assetto ordinato, corretto al proprio territorio. Poi la giurisprudenza, l'ultima giurisprudenza, fa un passo in avanti e dice: non è soltanto l'assetto del territorio, anzi è attraverso l'assetto del territorio che andiamo poi ad individuare e a perseguire finalità economiche o sociali. Se questo è vero come è vero, tutta l'impalcatura della pianificazione cambia aspetto, nel senso che diventa tutta la pianificazione rimane sotto il controllo diretto dell'economia. Stare sotto il controllo dell'economia significa dare rilevanza all'iniziativa privata, dare rilevanza al principio di concorrenza e quindi alle gare pubbliche. Quindi la pianificazione urbanistica cambia non solo aspetto, ma cambia contenuto, cambia la sostanza. Allora, questi poi ho annotato, però ho fatto un po' a memoria per capire le altre novità quali sono. Qua però dobbiamo fare i conti, queste novità, la domanda è: ma vanno scritte queste regole? Allora, posto che il contenuto strutturale operativo è soltanto effetto della legislazione regionale e non è statale, posto che la perequazione è quella generale e elaborazione di leggi regionali senza alcun principio, se non il principio, diciamo, costituzionale, ci va bene questo fatto qua? Oppure abbiamo bisogno di scrivere o riscrivere le regole? Io vi devo dire, ormai è da un decennio che le regioni del nord, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, hanno ormai già un assetto, si sono dati un assetto, sia pur legislativo, che non va ad ingessare più di tanto i contenuti della perequazione. Però qua noi dobbiamo anche confrontarci con altri soggetti che interferiscono nella pianificazione. Vedete, l'esigenza di riscrivere o scrivere queste nuove regole viene giustificata da una parte perché c'è una certa magistratura inquirente che vede con sospetto gli accordi, che peraltro sono poi codificati con legge dello Stato, però vede con sospetto questo avverte questo sul piano, perché parte dalla non negoziabilità degli interessi pubblici. Concetto superato da decenni ed è superato poi nella legge, perché è la legge che consente accordi, convenzioni sia tra pubblico che tra privato. Quindi, però questo atteggiamento di rifiuto da parte di una certa magistratura forse imporrebbe allo Stato di legiferare, di dare un nuovo. L'altro aspetto, che è anche un aspetto essenziale, è quello di c'è il sospetto che nell'accordo si faccia disparità di trattamento.
Allora, oggi faccio l'accordo per quelle aree e quindi vado a definire alcuni indici e domani faccio l'accordo con altre aree, quindi con altri proprietari. E allora qua qual è il criterio che è operativo? Non dobbiamo soltanto riempirci la bocca del principio della trasparenza. La trasparenza la dobbiamo attuare, deve essere, e devono essere soprattutto i comuni, i dirigenti tecnici o gli amministratori pubblici. L'amministratore pubblico oggi non è soltanto il sindaco, la giunta, l'amministratore è anche il dirigente, il quale ha un potere di intervenire, perché colgo l'occasione per precisare questo concetto, perché c'è talvolta anche al nostro interno. Vedete, le scelte urbanistiche sono scelte che sono di competenza dell'amministratore pubblico, consiglio, giunta. Ma quali sono le scelte? Dobbiamo metterci d'accordo. Quali sono? Allora, c'è un comune che intende contenere il territorio e quindi il suolo. C'è qualche comune che vuole allargare il suolo, e questa è una scelta. L'altra scelta potrebbe essere il rafforzamento delle attrezzature pubbliche, e quindi c'è questa esigenza politica di rafforzare le strutture pubbliche. Queste sono le scelte. Invece il tecnocrate, quando parliamo di perequazione, noi parliamo, il piano perequato è un piano che è il frutto della collaborazione di urbanisti, di analisti del territorio, economisti e giuristi. Questa è la perequazione. Perché, vedete, qua si continua ancora a perseguire un fine che non è un fine corretto, non è legittimo. Cioè quello che, quando si va a formare un piano regolatore, con l'aiuto dei tecnici esterni, si va a tracciare con un pennarello quelle che sono le aree che riteniamo edificabili e le aree che poi devono essere preordinate agli espropri. Quindi aree milionarie da una parte e aree azzerate nella loro utilità dall'altra. Questo con la perequazione finisce. Questo discorso finisce con la perequazione, perché la perequazione individua lotti tendenzialmente omogenei all'interno del quale scatta quell'indice che è soltanto quell'indice. E quali sono i lotti omogenei? Sono le caratteristiche intrinseche delle aree e di quella parte del territorio. E questa è una parentesi. E io chiudo il mio intervento e esigo che le relazioni che seguono diano spazio e concretezza, perché qua non dimentichiamo mai che il nostro contributo è quello di dare operatività poi agli enti pubblici che devono poi mettere, devono pianificare, devono pianificare. Dico un'altra, esprimo un altro concetto. Con queste novità, mi riferisco un po' alla perequazione, mi riferisco a questa nuova finalità, dobbiamo, signor sindaco del comune di Noci, e vale per tutti i sindaci, dobbiamo o ricostituire il management pubblico, tecnico, o dobbiamo attingere all'Accademia, dobbiamo attingere al Politecnico, dobbiamo attingere a risorse umane che hanno specialità, hanno competenza, perché altrimenti noi finiamo, nonostante questi istituti nuovi che possono dare veramente al territorio grosse opportunità, finiamo invece con danneggiare guastare il territorio anziché arricchirlo. Vi ringrazio per l'attenzione.